Messi passa dal Barcellona al Paris Saint-Germain e questo porta Josip Iličić dall'Atalanta al Milan. Il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Questo è il famoso effetto farfalla. E se esiste un luogo dove davvero ha senso, quello è il calciomercato. Se esiste un posto in cui ogni singolo avvenimento causa effetti a migliaia di chilometri di distanza, quello è il calciomercato. Leo Messi andrà a zero a Parigi, dove entrerà a far parte di uno degli attacchi più forti del mondo, forse l'attacco più forte del mondo. Qui troverà in ordine sparso Mbappé, Neymar, Di Maria, Sarabia, Draxler, probabilmente Iron Man e Capitan America, oltre che Mauro Icardi. E proprio Maurito è quello su cui le voci rimbalzano sempre di più. Sono 10 anni che deve andare alla Juve, ma è sempre rimasto prima all'Inter e a Parigi poi. Ora però sembrerebbe davvero che per lui lo spazio rimasto sia poco. Ieri ha segnato, ma mancava mezza squadra se non di più. Cosa deciderà di fare dunque Mauro? Restare da mezzo panchinaro nella squadra favorita per la vittoria della Champions? Oppure provare a cambiare aria tornando ad essere una delle punte migliori al mondo? Non lo so, ma se dovesse andarsene, credo ci siano due squadre dove potrebbe andare. Una è il Tottenham se dovesse finalmente partire Kane, l'altra è la Roma. Escludo la Juve perché il suo nome viene sempre accostato a quello di Bianconeri, quindi ha un porto coglioni. E se andasse alla Roma troverebbe Dzeko, Shomuro dove Majoral come attaccanti. Uno dei tre, per forza, dovrebbe andarsene. Il più probabile è Edin, anche lui a ben guardare sono almeno 5 sessioni di mercato che sembra sul punto di lasciare la capitale, salvo poi restare ogni volta. Ma in questo ipotetico viaggio facciamo che stavolta parta davvero. Verso dove? Beh, quell'Inter a cui viene sempre accostato. Lì andrebbe a sostituire Romelu Lukaku, appena partito in direzione Chelsea per 115 milioni di euro. Ma con quei soldi l'Inter non si limiterebbe a comprare soltanto Dzeko. Secondo alcuni andrebbe a prendere anche Duvan Zapata dall'Atalanta, sempre che non perda anche Lautaro, e allora dovrebbe prenderne almeno 3. Ma l'ipotesi che anche il Toro possa partire penso sia sotto lo 0, a meno che l'Inter non voglia passare in 3 mesi dal primo al 19° posto. L'Atalanta comunque, per la giusta offerta, potrebbe far partire Zapata, e Duvan ad oggi sembrerebbe un'ottima opzione per provare quantomeno a sostituire Romelu, specie se insieme a Dzeko. Quindi ora sarebbe l'Atalanta a dover cercare una punta, se non due. Gasperini infatti sembra sempre più preso dalla possibilità di giocare col doppio bomber, e visto che Lukaku è andato al Chelsea, lì c'è Tammy Abraham, che in Blues non giocherebbe più. Quello che è uno dei migliori amici di Tomori potrebbe diventare l'obiettivo della Dea nel caso di addio di Zapata, e l'Atalanta a quel punto avrebbe in attacco tra punte mezze punte Muren, Abraham, Miranchuk, Pasalic, Malinowski, Lammers e Iličić. Lammers dovrebbe andare al Genoa, Iličić invece sembrerebbe seguito da settimane dal Milan, da mesi in realtà. Il suo nome circolava già da prima della fine del campionato. Al Milan Iličić verrebbe come rinforzo sulla tre quarti, anche se ancora non ho capito se sarebbe quel famoso sostituto di Calhanoglu, che per la cronaca ora è il giocatore più pagato dell'Inter, o un giocatore in più in attesa di sistemare Castillejo. Non è che il Barcellona ha bisogno di lui per sostituire Messi? Fateci un pensierino. Così Iličić sarebbe andato al Milan, l'Inter avrebbe sostituito Lukaku con Dzeko e Zapata, l'Atalanta Zapata con Abraham e Iličić con Miranchuk. Considerabile un nuovo acquisto visto che l'anno scorso non ha mai giocato. La Roma avrebbe sostituito Dzeko con Icardi, il PSG Icardi con Messi. In tutto questo ci sono un'altra mezza dozzina di giocatori che potrebbero entrare in scena per far saltare il banco. Belotti, per esempio, che non ha ancora rinnovato col Torino. Correa della Lazio cosa farà? Forse l'Inter è su di lui, ma se dovesse partire, la Lazio con chi lo sostituirebbe? Settimane fa si parlava del Sarabia del Paris Saint-Germain, ma se dovesse perderne un altro, allora Leonardo dovrebbe correre ai ripari per sostituire un sostituto. Quindi perché non provare a prendere, che ne so, Cristiano Ronaldo? Nel calciomercato tutto è collegato. E nel mondo del fantacalciomercato, che è quello di questo video, dove non sai mai se quello che stai dicendo sia una balla oppure la verità, è ancora più facile unire i puntini e dare un senso alle cose. Poi lo sappiamo, la realtà è spesso più complicata di così, e le domande che sorgono sono infinite. Per esempio, Icardi davvero lascerebbe Parigi adesso? Abraham davvero andrebbe all'Atalanta? Lautaro davvero non c'è il rischio che parta? Iličić davvero alla fine riuscirà ad arrivare al Milan per il prezzo voluto dalla società? Chi lo sa? Non ci resta che attendere che da qualche parte una farfalla batta le sue ali. Poi vedremo che effetti avrà scatenato. Fatemi sapere, secondo voi, in questo giro folle di attaccanti, come il tutto finirà. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo, ciao!